sembrerebbe il problema risolto. Facciamoci le corna, come si dice, diciamo, no? Forse un contatto dell'iniettore, uno dei quattro spinotti che rompeva le palle. Sì, potrebbe essere, perché non l'ha più fatto. Quindi delle volte, prima di andare in casa madre, pompa ad alta pressione, rotta, stavamo dietro alla Ford, spendavamo 3.000 euro una pompa e quattro iniettori. E probabilmente magari non si risolveva, oppure sì, si risolveva, perché cambiando gli iniettori andavano a staccare gli spinotti, magari per prassi spruzzavano del WD-40 o comunque mettendo gli iniettori nuovi non erano ossidati e quindi spariva il problema. Allora ragazzi, si sono accese altre lampadine e vediamo di fare, se si riesce, un aggiornamento su sta benedetta turbina. Ovvero, prova a chiamare la DHL qua di Gran Canaria, se lo sanno loro, se no si probabilmente Pippo, se no magari mi passano con un'altra DHL, non lo so. Chiamo DHL Gran Canaria e vedo cosa succede. Perché chiamo DHL? Perché chiamando DHL qui chiedo se tramite magari una conoscenza, un amico, amici di Tenerife che ci siamo messi in contatto, che stanno in penisola, potrebbe essere un'idea che la turbina venga, queste persone se la fanno avere loro lì, DHL la va a prendere a casa loro e DHL me la spedisce qua a Gran Canaria. Vediamo se è fattibile e i costi e tutto quello che succede. Allora, Pippo! Vediamo. Allora, DHL chiude tra poco. App informatica. Proviamo a vedere se mi rispondono. B, sono di Las Palmas. Este numero no es gratuito. No está incluido en los minutos de tu tarifa. Es de tarificación especial y se cobrará en tu factura. Consulta precio en vodafone.es/tarificación especial. A continuación, cursamos tu llamada. Bienvenido al servicio de atención telefónica de DHL Express. Por favor, conserva los primeros dígitos de su código postal. Bienvenido a DHL Express. Al continuar, presta su consentimiento al tratamiento de envío de clientes de despacho aduanero de importación. 4. Concertar nueva entrega. 5. En otro caso, espere. Pippo sta dicendo te metto, eh? Hola? Para garantizar la calidad del servicio, todas nuestras llamadas son grabadas. Como alternativa, puede contactarnos en nuestra web www.dhl.com. Abbiamo già speso 10 euro di telefonata. Al continuar, presta su consentimiento al nuoto, dai. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Quería saber si usted hace como servicio que, porque me tengo que enviar un paquete desde la península, pero la persona que me lo tiene que enviar me ha dicho de encargarme yo del envío de todo. Y quería saber más o menos cuánto puede salir el envío de península, que la provincia es cerca de Murcia, hasta aquí en Gran Canaria, con un paquete que pesa aproximadamente unos 15-18 kilos. ¿Cómo se llama usted para decirme? Ángelo. A ver, en este caso, si lo quiere pagar usted, la única posibilidad, como si dijéramos, pues normalmente se cobra en el momento de la entrega, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, cuando se lo recojamos al cliente, en este caso en Murcia. Vale. Si lo quiere pagar usted desde Gran Canaria, puede entrar en nuestra página web de DHL Express. Vale. Y entonces, desde ahí, hay que poner, como si dijéramos, los datos para hacer la circulación, peso, dimensiones,
sería peligroso, ¿no? Ni se llevan el cortillo, ni... No, nada. Es un turbo de una turbina de un coche. Ah, y no lleva ninguna grasa ni nada que pueda ser peligroso, nada, ¿no? Para nada. Porque ah, está nueva entonces, la pieza. Entonces, desde la página web tienen un descuento. Además, si yo ahora le hago la simulación, no sería por el descuento, ¿de acuerdo? Entonces, si lo hacen a través de la página web, ponen ahí los detalles de peso y las dimensiones, los códigos postales. Vale. Y desde ahí mismo, si una vez si considera que está correcto todo, le parece bien el importe, puede también pedirlo. Lo único que puede pagarlo con tarjeta a través de la web, si lo necesita pagar usted, lo puede hacer así. Vale. El albarán, que es el documento con el que viaja, el envío. Vale. Esto lo tendrán que imprimir igualmente en Murcia, ¿eh? Se lo tendrá que enviar para que lo imprima los demás. La demás documentación la tendrán que imprimir para que cuando el chofer vaya a recogerlo, ya vale, tenga la documentación, el paquete. Vale. Y por el tema de la aduana, ¿cómo funciona? ¿Depende l'importe del peso, l'importe de lo que hay dentro? ¿Cómo? Claro, esto cuando pase por aduanas, normalmente para Canarias sí que pasa aduanas, en este caso se tendrá en cuenta que hay que tener en cuenta que puede generar aranceles, ¿de acuerdo? Entonces, hasta que no tengamos toda la documentación y los compañeros estén haciendo el despacho, no sabremos exactamente cuánto será. Pero si quiere anotar, le puedo dar una página donde puede calcular los aranceles. Pueden suponer. Vale, un segundo, coge un poli o un papelito. Vale, dígame. Sí, es HTTP, o sea, Huelva, Tarragona, Portugal. Vale. Dos puntos y dos barras. Vale. Y luego es T de Tarragona, A de Andalucía, S de Sevilla, sí. Punto, sí. DHL, o sea, Dinamarca, Holanda, Lugo, sí. Punto com. Entonces aquí en esta página es para calcular los aranceles, le piden los datos, vale, y hacer la simulación de cuánto puede generar. Vale. Sí, después depende, puede variar un poco, pero para tener una idea de cuánto me sale la aduana. Exacto, sí. Vale. Hay que hacer simulación, ¿eh? Y para hacer la el pedido, ¿en qué página web? A través de la página web de DHL Express. Si, lo más sencillo es que ponga DHL Express. Vale, para que... Exacto, porque bueno, la página realmente es http dos puntos myhl.express.dhl, o sea, es más larga, pero si la pone en el buscador le aparecerá el enlace. Vale. Entonces voy a hacer una simulación a ver lo que me sale el pedido y también el tema de la aduana. Perfecto, pues si le puedo hacer otra cosa, Ángelo. Pues no, de momento no. Pues muchas gracias. Muchas gracias a usted, que tenga una buena tarde, buen trabajo. Igualmente. Gracias, hasta luego. €10 di chiamata, tutto da solo. Per poi dormire. E vabbè, ora accendiamo il PC e vediamo di fare questa simulazione sia per l'invio, quanto può costare più o meno, e sia per una tassa di sdoganamento in base a quello che, logicamente, come se non so se avete capito, però nel senso è... dipende, ecco, questa tassa, lei mi ha detto metti tutti i dati, se ti dà 100 potrebbero poi essere 80 come 120, nel senso non è perfetto e preciso, lì dipende poi il giorno che si blocca nella aduana, cioè che arriva, vedere cosa dice la aduana. Accendo tutto e ci vediamo davanti allo schermo. Abbiamo acceso tutto. Andiamo a vedere DHL Express cosa ci dice. DHL Express. Parararara. Sarà logistico di invio internazionale. Ok, sigue su invio. Poco di preferenze da privati per metti da toda. Cookie rendimento come mis preferenze. Ok. Chiudi tutto qua, non voglio saperne niente. Introduca su numero di seguimento, no, ottenere presupposto, eccolo qua.
Introduzco origine e destino. E Spagna, città Murcia. Murcia. Mettiamo questo, tanto questo è un... Sta inviato desde un paese differente, no, paese o regione, nada. Descrive su invio, ok. Paese o Spagna. Ah, Isla Canaria? No, Spagna. A, B, C, D, F, G, H, M, L. Può essere Isole Canarie. Sì, però qua è da dove parte. Da dove parte è Spagna, e dove arriva, che è Isole Canarie, eccolo qua. E Spagna. Ah no, para. E dove arriva, no? Vediamo se c'è Isla Canaria. Isla Canaria, eccolo qua. Città Maspalomas. Maspalomas. 3500, estes una direzione residenziale, descrive su invio. Ah, ci mancava la tenda ora qua. Peso, proviamo, mettiamo un po' di più per si a caso, perché sì. Mi sembra che 14 sia, però facciamo 20 kg. Dimensione facciamo 1 m x 100, alto 100, anciura. Introduco un valore di anciura d'asta 80, ah ok. 80, è fatto 1 m x 80, abbiamo esagerato un po', facciamo per 50. Cacca de zappato, cacca de mudanza, ah 75, 35. E direi che questa basta. Ah no, però è 75 per 35, no. Facciamo 80 e altura 50. Peso totale dell'invio 20 kg. Ottenere presupposto. Ah! Aspetta, perché forse non lo vedono. Aspetta che glielo facciamo vedere. Cioè, mi costa più che la turbina. Non ci posso credere. Come muy tarde final del día. E mi arriverebbe lunedì 4 di ottobre. Mi madre, ragazzi. Un po' eccessivo però. Porca miseria. E se, ed è il basico, perché poi puoi aggiungere tipo l'assicurazione, tutte quelle cose lì. Mi madre. Ta, 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 ta. Direi che bisogna passare un altro anno. Anche perché sono 350 euro di invio, 300 fischi euro di turbo. E più la douana, la compro la Ford, mi costa meno quasi. Mi so. Facciamo il presupposto a vedere cosa esce fuori per la douana. Allora, la tizia ha detto di scrivere. HTTP. Se c'è anche da pagare la dugana, oltre quello. Due punti. Slash slash tas punto dhl punto com, eccolo qua, vediamo, spagnolito, conferma selezione per aiutarlo a navigare con questo internazionale, comincia a usare il nostro kit di herramienta gratuito. Attraverso lo compromesso. Calcola su derecho de aduana, impuesto e otra tariffa. Conosco quanto mi sa estimar lo scosto de. Ok. Boh. Vabbè, tanto bisogna cercare qualche altra soluzione. Sì, devi registrarti, un casotto. Devi creare una quinta lì. Cioè, quel prezzo lì veramente. No, è già caro, l'invio è già caro. Quindi direi che quest'altra soluzione la scartiamo. Vediamo se ci esce in mente qualcos'altro. Quindi, facciamo vedere da qualcuno. O imposta. Sessivo.
Boh. Bisognerebbe provare quella qua domani mattina. No. Vabbè, sì, all'1 io esco da lavoro, potrebbero essere ancora aperte le Esce poste all'una, ma perché. poi vai a fare la notte, non c'è manco il tempo di Vabbè, vediamo che riposarti. orario fa Correos San Bartolomé di Tirana. Orario. Chiude alle 20:30, quindi o potremmo andarci oggi no, o domani quando esca l'uno ci vado diretto e chiedo a loro cosa mi dicono. Ah, si potrebbe far così. Un po' Magari la posta, essendo una cosa più statale. più, sì, mondiale, più che altro. Beh, più che mondiale, sì, è mondiale ma è Sì, nel senso, statale. sì. Vabbè, Quindi quindi ragazzi, niente. Avete visto che bello il nostro desktop che abbiamo messo il vi logo? aggiorneremo delle. Guardate che bello. Ora poi usciranno, faremo fare. Dobbiamo farlo ancora, non ci siamo neanche andati a fare quello. Vi aggiorneremo sulle cosa ci diranno poi le poste. No? Ragazzi, purtroppo gli aggiornamenti non sono stati dei migliori. Altre piste da mettere avanti. Se avete idee, scrivetele nei commenti, così magari ci aiutate a capire come fare. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e al prossimo video sperando in buone notizie. O chissà mai che vado a nuoto a prendermela io in A vedere penisola, dove c'è la gente. sta turbina. Ciao a tutti da Gran Canaria e volevo ricordare ai nostri amici che tanti ci state scrivendo in privato, che state vedendo il telegiornale, il vulcano che sta eruttando è sull'isola di La Palma. Che non c'è niente a che vedere con l'isola di Gran Canaria, ovvero fa parte dell'arcipelago delle isole Canarie, ma non è l'isola dove stiamo noi, ovvero è un'altra isola, siamo a 150 km in linea d'aria. È vero, ora la lava oggi è arrivata in mare, potrebbe creare piogge lì acide, i fumi, comunque non è una bellissima situazione, ma noi non siamo in pericolo di vita. Ci tenevo a dirlo perché in tanti ci state scrivendo, noi stiamo cercando di rispondere a tutti, però delle volte qualche messaggio, qualche cosa può scappare. Quindi con questo video chiudiamo anche con questa cosa del fatto vulcano, che noi stiamo bene, non è. È una brutta situazione È una per brutta situazione. quelli che dove Per vivono, fortuna a noi poverini. non Ne ci sta toccando, almeno quello, già abbiamo la turbina e i nostri abbiamo problemi. già tante sfighe ultimamente. Vabbè. E quindi niente, ragazzuoli. Al prossimo video. Ciao Ciao! ragazzi!